Buongiorno mondo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi mostro le cose che ho preso durante il Black Friday e anche Cyber Monday. Sì, non vi farò vedere tutto perché alcune cose mi devono ancora arrivare, però comunque vi farò vedere, insomma, le immagini di quello che ho preso. Comunque, iniziamo subito perché sono un po' di cose. Non sono tutte le cose che mi aspettavo e piano piano vi spiegherò il perché. Allora, direi di partire da, penso, il primissimo acquisto che ho fatto con il Black Friday, che è questo qui. È un hard disk da 2 terabyte preso da MediaWorld, mi sembra. Sì, da MediaWorld. L'ho pagato 54 e costava 115, una cosa del genere. Comunque, sì. È questo qui, piccolino. Molto leggero e questo mi serviva tantissimo perché comunque i file dei video che faccio pesano tanto sul mio computer e già il computer va lento, più questi file che c'erano, insomma, poverino, stava impazzendo, quindi ho dovuto assolutamente comprarlo. Poi partiamo con, direi subito dopo, che cosa ho acquistato? Subito dopo ho acquistato Sephora. Quest'ordine però che ho fatto non l'ho fatto con i saldi del Black Friday, ma praticamente c'erano dei saldi anticipati. Infatti queste due cose che ho preso le ho prese col 40% di sconto, perché sapevo che più o meno durante Black Friday e Cyber Monday non avrebbero fatto una percentuale così alta, quindi ne ho approfittato un po' prima. E quindi ho preso due kit. Eccoli qua. Allora, partiamo con questo di Benefit, è un kit per sopracciglia dove all'interno ha una matita per sopracciglia, il gel fissante e poi tipo una matita correttore e un aggeggio che ti aiuta a disegnarle. Vabbè, ve lo apro e ve lo faccio vedere. È nella tonalità 3, non mi ricordo quanto l'ho pagato, comunque ve lo scrivo. Ecco qua, si presenta così, molto carino. La confezione è in latta, quindi bella rigida, quindi la posso anche riutilizzare e mi piace tantissimo. E spero che non mi cada tutto per farvi vedere quello che c'è all'interno. Ok, non si sta capovolgendo e quindi questo è come si presenta all'interno con tutti i prodotti che vi ho detto poco fa. E questo l'ho preso in realtà perché volevo tanto provare i prodotti di Benefit. Ho visto che era scontato il 40%, quindi ho detto ok, ora o mai più. Poi invece ho visto questo kit qua di rossetti liquidi di Sephora, che sono super mega famosi, e l'ho visto da tante influencer su Instagram che lo stavano sponsorizzando, quindi ero curiosa perché io ho solo una tinta di Sephora che è un viola, quindi insomma, volevo qualcosa di un po' più nude, un po' più universale, cioè da poter usare, insomma, più tranquillamente. Quindi, ehi, uscite. Quindi queste qui sono le colorazioni. Se vi dovesse servire, allora, ci sta la 01, la 13, la 40, la 84, la 14 e il 27. Quindi sono queste qui, molto molto carine. Queste penso che principalmente però le userò per lavoro perché non ho dei rossetti liquidi per lavoro, ho soltanto le 5.000 matite di Kiko che ho comprato e dei rossetti in bullet, però non ho rossetti liquidi, quindi penso che questi li userò proprio per lavoro. Anche perché io ne ho così tanti di rossetti, poi questo periodo non è che, insomma, è da marzo probabilmente che non uso un rossetto sotto. Cioè, per uscire così, perché tanto c'è sempre la mascherina, quindi mi dispiace, insomma, sprecare del prodotto che poi, poverino, è coperto. Quindi sì. Ah, già che parliamo di Sephora, vi dico la nota dolente che mi è successa. Allora, io era un anno che aspettavo di fare un ordine su Sephora con il Cyber Monday perché sapevo che avrebbero fatto il 30% di sconto sopra i 169 euro. Ok, quindi io era un anno che mi facevo la lista, che provavo prodotti, poi magari la cancellavo perché quei prodotti non mi piacevano, eccetera, eccetera. Ok, allora mi sono connessa. Allora, il Cyber Monday è capitato il 30 novembre, quindi io il 29 sera
ero già connessa sia col computer che con il telefono e aspettavo insomma gli aggiornamenti. C'era il countdown di quando sarebbe finito proprio il periodo del Black Friday e sarebbe iniziato il Cyber Monday. Ok. Sono stata lì fino a quando non è scattata la mezzanotte, ma a mezzanotte il codice ancora non si vedeva, non era disponibile. Ok, aspetto, 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 fino alle 2, dove alle 2 io finalmente riesco ad avere il codice e riesco a fare l'ordine e là tutto a posto, però ho dovuto fare il ritiro in negozio, questo perché tanti dei prodotti che io volevo non erano disponibili per la consegna a casa. Questo non so il perché, è la prima volta che mi capita. E quindi vabbè, ho detto vabbè, faccio il ritiro in negozio, non è nessun problema, cioè non è un problema. Ok, quindi attendo notizie, ancora niente, ancora non è pronto per il ritiro, bene. Fino a quando 2 giorni fa non mi arriva l'email con ordine annullato. Quindi praticamente ho chiamato prima il servizio clienti di Sephora che non mi ha risposto e anzi mi hanno levato addirittura 1,50 euro per la chiamata. Poi ho chiamato invece il negozio di Porte di Roma, che è quello che avevo selezionato, e mi hanno detto che per mancanza di un prodotto mi hanno annullato l'intero ordine. Ora, io non vi dico come ci sono rimasta perché ero incavolata nera, perché ho aspettato un anno per fare quell'ordine, e loro che fanno per un prodotto, uno, mi cancellano tutto. Quindi veramente un'esperienza terribile, cioè Sephora ha una politica, avete capito cosa intendo dire? Quindi sì, quindi niente, praticamente quello che io volevo è come se non avessi fatto niente, quindi mi hanno subito rimborsata e quindi sì. Quindi vabbè, meno male che sono riuscita a prendere almeno quelle cose col 40% e non sono rimasta senza perché veramente sono incavolata nera, ma nera. Comunque qui vi mostrerò quello che io avevo intenzione di prendere. Quindi, nella lista c'erano 2 kit di Sephora. C'era un kit con una crema viso e una crema contorno occhi. Un detergente viso di Sephora. Un correttore di Huda. Un kit di Becca e un kit di Fenty Beauty. Ora, io queste cose non le ho, quindi direi di passare avanti. Dopo Sephora ho ordinato da VIP Makeup. Allora, è un brand che in realtà non ho mai sentito, però ho visto insomma delle varie influencer su Instagram che sponsorizzavano. E parlavano tanto bene di un fondotinta che era adatto per le pelli secche. Dicevano che aveva una bella performance, eccetera, eccetera. Quindi ero già tentata di prenderlo quando loro lo sponsorizzavano col 30% di sconto. Però a un certo punto, con il Black Friday, hanno messo il 50%, quindi ho detto ok, proviamolo, perché tanto sono alla ricerca di nuovi fondotinta. Lo Skin Perfect Foundation nella colorazione Light 1. E ho preso anche il correttore della stessa linea, sempre Light 1. E per raggiungere i 25 euro per avere la spedizione gratuita, ho preso anche un mini fissante spray. Cioè, subito sentite tipo, non alcol, acetone. Sembra l'odore dell'acetone per le unghie. Però, non lo so, a me mi piace come odore, quindi sarò strana, non lo so. Comunque, la confezione del fondotinta è questa qui. Se riuscissi ad aprirla. Ehi! Ok, è questa qui. Carina, l'ho già provato, molto carino. Non è, almeno su di me non copre tantissimo come dicevano, però mi piace molto la texture che mi lascia sulla pelle, quindi devo dire molto carino. E sono 30 ml se vi dovesse interessare, mamma mia, mi impappino. E questo invece è il correttore. Eccolo qui. E il correttore, l'unica cosa che non mi piace è il pack, perché mi è scomodo sta cosa che qua è quadrato, quindi quando lo devo prendere, queste parti spigolose mi danno un po' fastidio. Lo so, non sono normale, però. Vabbè.
Allora, vediamo se qui ho il resoconto, sì, ho la fattura, quindi vi posso dire pure quanto ho pagato. Allora, il correttore l'ho pagato 6 euro, il fondotinta 14,45, mentre lo spray, che dov'è? Ok, e lo spray l'ho pagato 4,90 euro, quindi a postissimo così. Ora posso listare queste scatole. Invece, girando su Facebook, io guardo sempre chi vende magari del make-up che non usa più. E questo perché mi dispiace tipo che del make-up venga buttato invece che rivenduto, non lo so. E quindi io sognavo una palette da tanti anni che avevo trovato anche scontata parecchio tempo fa, ma non l'ho presa, non so il motivo, me ne sono pentita. E poi questa palette è andata sold out, quindi non l'hanno neanche più riproposta. E parlo di questa palettina qui di Urban Decay, scusate che fa tutto riflesso, questa qui. E la palette in questione è questa qua. Si apre così, fa lo swipe. Scusate il fascio di luce, ok, vedete la mia finestra in questo momento, va bene. E quindi questa è la palette. La palette in questione è questa qui. Quindi presenta dei toni. Questi li volevo proprio perché mi serviva una palette di soli shimmer. In realtà mi serviva per lavoro, però mi piace talmente tanto che non lo so se la userò per lavoro. Mi è arrivata un po' rotta, perché i corrieri non è che trattano sempre bene il pacco, quindi vabbè, ho ricompattato l'ombretto rotto e tutto a posto, quindi ho la palette che volevo. Entra dentro, scusate, è entrata. Poi passiamo ad Astra. Ad Astra, con Astra ho fatto due ordini. Allora, il primo che c'era 30% sui prodotti occhi. Quindi io in quell'occasione presi, ok, è questo? Sì, è questo ordine qui, ok. Allora, per 24,95 euro totali ho preso 5 di queste matite. Ora voi le vedete 4 perché una se l'è rubata mamma. Io l'avevo presa per lavoro, ma lei a quanto pare sta cosa non gli è piaciuta e l'ha voluta lei. Infatti ha preso la più scura perché mamma ha i capelli neri, quindi cioè in realtà castano molto scuro, però che ovviamente sembra nero. E queste le ho pagate 3,43 euro l'una, quindi praticamente ho preso dal tono 1 al tono 5, sì. Poi nell'ordine, già che dovevo raggiungere i 25 euro, ho voluto prendere un altro di questi rossetti liquidi che io adoro alla follia. Mi piacciono tanto perché li stendete ma non li sentite sulle labbra. È veramente bellissima sta cosa e ho preso il numero 12. Io avevo il numero 13, quindi non è che ne ho tantissimi, però quello là che avevo provato mi piaceva tantissimo. Quindi vi swatcho anche il colore. È un nude rosato. E poi già in quell'ordine ho preso uno smalto nero. Lo smalto nero mi serve principalmente, diciamo, per una cosa, ovvero per fare questo. Vedete che è tutta rovinata questa parte del pennello? Ecco qua, là ci metto un po' di smalto, questo perché lavandoli mi si rovinano, e quindi ecco qui il pennello. E in omaggio quella volta mi hanno dato questo smaltino qui. Non so come definirlo come colore, è un viola grigio topo. Non so se lo userò, perché non mi dispiace come colore per l'inverno, però boh, non lo so, vediamo cosa farò. E il rossetto non era scontato, l'ho pagato 5,90 euro, mentre lo smalto 1,90 euro. Poi passiamo al secondo ordine, che è questo qui, e lo faccio vedere proprio così. Aspettate, prima che mi casca tutto. Ok, l'ordine è questo qui. Quindi praticamente ho preso fondotinta, perché questo invece c'era, la seconda volta che c'erano questi sconti erano proprio del Black Friday e c'era fino al 70%, e questi fondotinta stavano al 50%, quindi ho detto ok, li prendiamo, e li ho pagati 4,95 euro l'uno, e ho preso lo 02, lo 03, vabbè, l'ho preso dal 2 al 6, quindi sono questi qua. È uno dei miei fondotinta preferiti, nonché quello di mamma, quindi io mi sono ripresa lo 02, e in realtà questi sono tutti per mamma, perché le piace talmente tanto
che ne voleva uno per ogni stagione praticamente, quindi lei in realtà attualmente usa lo 04, però ha voluto anche lo 05, lo 06, che poi non credo, cioè lei pensa di arrivare a questo colore durante l'estate, però sì, in effetti si abbronza parecchio, però anche se fosse comunque è buono avere un fondotinta più scuro per scurire dei fondotinta che magari sono troppo chiari, infatti lei mi aveva preso un fondotinta di lavoro molto scuro che ha usato per insomma scurirsi il suo. E lo 03 in realtà l'abbiamo preso un po' per tutte e due, quindi boh, quindi sì, questi sono i fondotinta che ho preso. E questa volta in omaggio mi hanno dato una matitina che è questa qua, la Lip Color Stay Pencil, questa qui, ed è nella colorazione 01, è molto carina. E vi devo dire che resiste molto perché l'altra volta l'ho provata così sulla mano e nonostante io mi fossi lavata le mani 10 volte stava ancora qui con il sapone, non si era mossa. Quindi poi sono andata da Equivalenza. Equivalenza è praticamente un negozio che vende profumi equivalenti agli originali. C'era la promo sui profumi, quelli di taglia media, quindi quello da 50 ml invece di costare 15,90 lo facevano in offerta a 9,90 euro. Quindi io, mamma, cosa abbiamo pensato di fare? Di fare una piccola scorta. Io me ne sono presi tre, mamma se ne è presi due, quindi sì. Ho preso allora l'equivalente di Black Opium, che se vi dovesse interessare è il 145. Poi ho preso uno di Burberry che non so il nome in questo momento qual è, ed è il numero 77. E ho preso sì di Giorgio Armani. Vi faccio vedere cosa ho preso dall'outlet di Casa degli Intimissimi. Ma prima di farvi vedere quello, vi faccio vedere quello che c'è un piccato qua dentro. Ovvero, sono stata da Tiger. Questo non c'entra niente con i saldi del Black Friday, però già che ci sono, ve lo faccio vedere. Ed è questo bellissimo cornetto da appendere sull'albero, io l'adoro. È un cornetto con tutti, come si chiamano questi? Come si chiamano questi che mettono sui dolcetti? Aiutatemi. Vabbè, l'avete capito, l'ho pagato 1 euro e sono felice di averlo. Poi passiamo veramente a intimissimi, quindi ho preso 2 paia di mutande, una cosa molto molto semplice. Ho preso il primo paio, allora queste le ho prese che costavano 2,95 euro l'una, no, 2,50 euro, e poi c'era un 30% delle mutandine natalizie, molto carine, sono molto carine, sono fatte così, a brasiliana, ho preso una taglia S, molto carine, le volevo. E poi invece ho voluto riprendere questo paio di mutande che in realtà ho già. Però, insomma, ne avevo poche nere, quindi già che ci stavo, ho detto, vabbè, senti, ne prendo un'altra. Allora, poi ho fatto 2 ordini da Pat McGrath, l'ho fatto in 2 giorni separati. Uno l'ho fatto durante Black Friday e uno durante Cyber Monday. Allora, durante Black Friday ho preso 2 kit che vi mostro qui in questo momento. Allora, mi sembra che il primo è composto da un rossetto, un balsamo labbra e una matita. L'altro invece è un rossetto, un gloss glitterato e una matita. Poi invece durante il Cyber Monday c'era un'offerta assurda, praticamente i rossetti in formato, perché i 2 kit che vi ho detto poco fa sono in formato mini, mentre questi sono in formato grande, questi rossetti sono in formato grande e al posto di 39 euro, 29 euro, quanto viene un rossetto di Pat? 39? Da 39 a 13. Cioè, potevo lasciare lì un rossetto? Potevo lasciare lì un rossetto? E quindi ne ho preso uno. E ho preso questo qua. Mentre l'altro giorno ho fatto un ordine sul sito di Anastasia Beverly Hills, dove c'era ancora il 25% di sconto, nonostante non fosse più Black Friday, ma è stata prolungata la promo. E ho preso una palettina magnetica di colore verde lime, un gel fissante per le sopracciglia trasparente, un gel per sopracciglia colorato e un primer per gli occhi. E ho preso praticamente tutto in versione mini. La palette in realtà non so che grandezza è, però la volevo già dall'anno scorso. L'anno scorso non sono riuscita a prenderla. E poi, con il fatto che il mio ordine principale di Sephora, su cui tenevo tanto, non sono riuscita a farlo, quindi mi sono dovuta rifare in qualche maniera. Quindi, sì.
Quindi ho visto che c'era ancora questa promo, ho detto va bene, ok, faccio l'ordine. Quindi sì. Poi mi mostro anche che ho preso altre due cose che, anzi, altre parecchie cose che non ho preso, diciamo, con lo sconto del Black Friday, però è compreso nel Black Friday, quindi ve lo faccio vedere. Ho preso una macchinetta per il caffè di dolce gusto ed è la mia prima macchinetta nel caffè. No, non è vero, è la mia seconda macchinetta del caffè. Questo perché qui in casa noi non beviamo caffè, però quando vengono ospiti chiedono sempre il caffè. Quindi io e mamma abbiamo deciso che è giunto il momento di insomma, comprare questa macchinetta, quindi l'abbiamo trovata in promozione a Risparmio Casa e abbiamo preso la macchinetta che aveva in omaggio anche 32 capsule di cappuccino e caffè intenso. Quindi, e poi invece, quando hanno aperto il supermercato Conad a Porti di Roma al posto dell'Auchan, c'era una promozione su una scopetta elettrica che io e mamma volevamo da tantissimo. Quindi ci siamo finalmente accaparrate questa scopetta. Quindi, oddio. Poi, sempre parlando della Conad, l'altro giorno mi sono presa questa cosina qui, che è un carillon a carosello. Cioè, è un carosello carillon. Quindi, io questo lo volevo da tantissimo. L'avevo trovato proprio il primo giorno che sono andata lì. Solo che ce n'era solo uno ed era quello a disposizione mezzo scassato, quindi ho detto vabbè, se ritorneranno lo riprenderò. Non aveva questi glitter che ora voi state vedendo perché li ho messi io in un secondo momento. E questa è una delle decorazioni di Natale che mi sono messa sul comodino e io l'adoro. Non so se a qualcuno piacciono i carillon. Però io questo lo volevo. Mi piace tantissimo. Poi mi rilassa. Quindi. Poi passiamo alle cose che mi sono arrivate da AliExpress. Sapete che praticamente io in ogni haul ci devo infilare qualcosa di AliExpress perché mi arrivano le cose di AliExpress. Come prima cosa vi faccio vedere quello che praticamente vedete come sfondo, ovvero queste lucine che sono a forma di fiocco di neve. Sono molto carine e l'ho voluta appendere qua così da avere insomma il letto anche decorato, tutto carino, tutto bello. Poi ho preso questi due, allora ne ho presi due di questi astucci trasparenti. Questi li ho presi per lavoro per metterci tipo le matite occhi, eyeliner, cose del genere per averle belle visibili perché per lavoro mi piace avere le pochette trasparenti per vedere subito il prodotto, quindi ne ho prese due, una già sta al posto. Poi finalmente mi è arrivato il monomero per il poligel, quindi finalmente potrò rifarmi le unghie perché non so se state notando la situazione. Questo dito è saltato ieri al lavoro, però ok. Poi ho preso due di questi scovolini applicatori per ombretto che non tutti trovano comodi, però io per gli ombretti shimmer li trovo fantastici, soprattutto perché avendo l'unghia non posso mettere l'ombretto con il dito. Quindi io li adoro, sono questi qua, molto carini, sono lunghi e sono doppi. E aprendo la confezione purtroppo ne ho tagliati alcuni, quindi sì, vedete che questo è praticamente mozzato, però tanto levo questa parte e lo uso soltanto con uno, quindi sì, mi faceva ridere il fatto che l'ho tagliati, però vabbè. Quindi, vabbè, ho preso due confezioni. Poi invece ho preso di Venalisa questo kit dove all'interno ha il primer, la base e il top coat. Molto carino, cioè non mi era mai arrivata una confezione così professionale, si può dire? Cioè, dove vai? Cioè, è molto carina vista così. Cioè, che ti arriva un kit così, cioè, bellissimo. Quindi, finalmente mi sono rifornita di un po' di cose. Quindi, prossimamente vedrete anche che mi farò le unghie natalizie, sperando di avere tempo. Quindi, quindi sì. Allora, io credo di avervi fatto vedere tutto, spero con tutto il cuore perché sì.
Quindi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. E fatemi sapere se vi sono piaciute le cose che ho preso. Non è stato il Black Friday che mi aspettavo, purtroppo, vabbè, come vi ho detto prima, la delusione di Sephora è stata grande. Quest'anno veramente è da prendere e da buttare nel cesso, letteralmente. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, che sarà un video vlog.